Ricevere il riconoscimento della bandiera blu non significa solo avere acque pulite o spiagge attrezzate di servizi, significa pure disporre di un mare sicuro. Lo ribadisce il 25 luglio, giornata per la prevenzione contro l'annegamento istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una giornata in cui oggi Pesaro ha messo in mostra i suoi dispositivi di prevenzione e sicurezza in mare. Nella spiaggia sottomonte del circolo Velico Ardizio è andata infatti in scena una giornata di dimostrazioni di salvataggio di bagnanti con operazioni di soccorso orchestrate in sinergia fra Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e gli stessi bagnini. Non solo, anche simulazioni di salvamento con cani addestrati e la Croce Rossa che ha portato in spiaggia le sue dimostrazioni di primo soccorso. L'amministrazione di Pesaro aderisce a questa giornata organizzata dalla Foundation for Environmental Education perché il criterio della sicurezza è uno di quelli richiesti in via imperativa per ricevere il riconoscimento della bandiera blu. È una giornata che si svolge in contemporanea in tutte le città d'Italia. Abbiamo avuto una grande adesione appunto da tutti gli attori e i portatori di interesse. Con la regia della Capitaneria di Porto abbiamo la Croce Rossa italiana, il 118, la Protezione Civile, si svolge qui presso il Circolo Velico. Per quanto riguarda l'amministrazione, in particolare l'assessorato all'ambiente che segue questo tipo di riconoscimento, è un momento anche di informazione e di formazione culturale essenziale per far capire cosa vuol dire avere un riconoscimento come quello della bandiera blu, dietro al quale sta il rispetto di una serie di criteri di qualità che una città balneare deve avere. Collaboriamo tutte le estati, anche assieme ad altre associazioni di volontariato, proprio per la prevenzione in mare, quindi o sulle spiagge o col nostro gommone, con le nostre unità cinofile a bordo, pattugliamo i tratti di mare che ci vengono assegnati dalla Capitaneria e che sono ritenuti più pericolosi. E ovviamente c'è una grande preparazione dietro, il cane è di grande aiuto e di supporto per aiutare il bagnino a risparmiare energie e ad aiutarlo nelle operazioni di salvataggio. I cani che più si prestano sono quelli che in generale amano l'acqua o sono cani come i retriever o comunque cani che hanno le zampe palmate che nuotano ovviamente già bene, Terranova, Golden, Labrador, però ecco. Qualunque cane, noi ci sono capitati anche cani del canile, meticci o cani di razze particolari come i pastori che di solito fanno tutt'altro, possono essere addestrati a questo tipo di attività. L'importante, ecco, è l'addestramento, la formazione e il lavoro che c'è dietro. Dipende molto dalla bandiera. Quando c'è la bandiera bianca indica una situazione sicura e quindi la balneazione è molto tranquilla. Mentre con la bandiera rossa abbiamo tutta un'altra situazione, ovvero molto più pericolosa, dove anche noi siamo molto più attenti perché comunque si possono incontrare situazioni molto pericolose come la risacca e le scogliere che possono comunque diventare pericolose e i materassini e tutte le cose che galleggiano, che sembrano un divertimento, ma in una situazione di mare mosso e bandiera rossa sono molto pericolose. Oggi abbiamo visto un intervento degli operatori Mare OPSA, sono gli operatori che fanno montagne, soccorso in ambiente acquatico, quindi sia in mare che in ambiente fluviale. E a Pesaro noi operiamo con due moto d'acqua e un'idroambulanza. Quello che abbiamo visto è un soccorso di un cittadino che ha avuto un malore, nello specifico un arresto cardiocircolatorio, quindi con un intervento con il defibrillatore. E tutti i nostri operatori sono abilitati all'uso del defibrillatore e ovviamente gli operatori OPSA sono anche soccorritori che operano sull'idroambulanza. Il cittadino deve sapere, uno, che ha a disposizione il numero unico di emergenza, che è il 112, e che chiunque può fare un corso per l'utilizzo del defibrillatore, quindi chiunque di noi può essere utile nel caso in cui si verifichi questo evento tragico. La Croce Rossa di Pesaro organizza dei corsi specifici e tra l'altro Pesaro, essendo città cardioprotetta, è disseminata di defibrillatori. Quello che dobbiamo fare è diffondere la cultura e formare la cittadinanza.